A tavola con Enzo Angrisà? No. Oh, stavolta non mi sono sbagliato, perché prima... in arte? Enzuccio. In arte Enzuccio. Con questo locale l'ha chiamato Vinoteca. Vinoteca. Perché? Dedicata soprattutto al vino? Dare l'impostazione di una cantina tipica italiana. Cioè... molto concentrata sui vini e poi sul cibo, ovviamente stile tapas, cioè spizzicheria in italiano, porzioncine piccole, però sempre italiano, una cucina prettamente italiana. Non facciamo altro che, ecco, da una pasta e fagiola, pasta e ceci, una lasagnetta d'anatra, baccalà alla vicentina, una fritturina, tutte queste cosette qua, due olive ascolane, taglieri. Quindi la vinoteca ovviamente è nata per, appunto, dicevo prima, dei vini, però offre tanto da mangiare, cibo tipico tradizionale, soprattutto napoletano, però vengono da tutte le regioni. Sì, io sono napoletano, la base è quella, però abbiamo dei bravissimi chef di, diciamo, tutta l'Italia. Abbiamo avuto un ragazzo veneto, abbiamo attualmente un ragazzo umbro con l'assieme di un altro napoletano, primo e secondo, uno napoletano, c'è stato un toscano, quindi... Però ovviamente facciamo le cose tipiche a pastiera napoletana con la ricetta di mia mamma, anzi è venuta proprio mamma qui ad insegnare ai ragazzi come farla con le dose tipiche, mettendo il vero cetro napoletano, perché noi importiamo la Napoli. Porta questi prodotti direttamente dall'Italia. E qua volevo dirti, sei avvantaggiato perché sei anche importatore, quindi puoi contenerti nei prezzi che fa esatto. Pratica il ristorante. Esatto. E uno quello, l'altro è che abbiamo alla nostra disponibilità abbiamo diversi prodotti che forse altri non hanno, perché noi andiamo direttamente alla fonte. Cioè mio fratello Raffaele si interessa dell'importazione, lui è quello che va in Italia tutti gli anni. Varie fiere di Parma, di Milano, e quindi cerca sempre di portare qualche cosetta di nuovo, tipo questo vino che stiamo bevendo adesso, il Falanghina frizzante, che qui non esiste. L'ha trovato Raffaele l'anno scorso ed è arrivato adesso da qualche mese. Facciamolo vedere anche così. È un vino caratteristico delle zone della Campania, Benevento, delle terre stregate. C'è una falanghina che tutti conoscono, la falanghina, però questa qui è un brut, cioè tipo spumante, frizzante, ed è secco. Tipo domenica abbiamo avuto una degustazione, domenica sera, al quale il menù è una degustazione di 5 piatti, 5 portate diverse, con l'abbinamento di 5 vini, al quale quello lì è costato $75 a testa a un cliente, però devo dire che tu con $75 assaggi 5 piatti con 5 vini, mangi e bevi tranquillo, più l'aperitivo appena entri. E tutti ci hanno fatto complimenti a non finire. Quindi, ripeto, il periodo di Natale ho avuto un gruppo di 11 signori, che qui in Australia si usa a fare queste feste di Natale, 11 uomini che hanno cenato qua sopra anche loro, una degustazione però all'aperto, ordinavano quello che volevano, scegliendo dei buoni vini, e hanno speso $110 a testa. Però diciamo che forse quello è il top
il massimo che tu possa spendere qui, però la media è dei 40-50 dollari e mangi bene. Diciamo che nell'antipasto che è appena arrivato c'è anche la mozzarella di bufala. Bufala, questa mozzarella la importiamo da Salerno, Napoli, ed arriva qui congelata, al quale noi la serviamo prettamente con il prosciutto parma e bufala. I grissini che tu vedi su quel piatto sono fatti qui. Noi facciamo bagnottelle, pane, grissini. I grissini sono fatti da voi? Sono fatti qui. Questi li fa un ragazzo napoletano che si chiama Giuseppe, ovviamente lo chiamiamo Peppe, e lui è quello che si interessa della sezione pane. Fa bagnottelle, grissini, fa tortine, fa brioche, questa roba qui li fa lui. Tra poco gli chiederò di mandarci appunto una pagnottella. Le pagnottelle sono il tipico pane pasquale che si usa a Napoli, che lo chiamano il casatiello, che dentro ha un quindi mistuglio... sono farcite queste, sì, pagnottelle, sì, un mistuglio di formaggi con pezzi di salumi eccetera. Ovviamente noi invece di fare il casatiello, che è una pagnottella grossa così, le abbiamo girate piccoline a pagnottelle tipo una rosetta, e quelle li serviamo ovviamente con... E questa è un'altra bella novità, una bella idea. Dei mini casatielli praticamente. Importiamo. Vendiamo anche ad altri ristoranti, pubs, clubs, eccetera, però ovviamente la vinoteca è, diciamo, la cartellina da visita della Napoli Food, è il business card, che abbiamo quasi tutto qui a disposizione ed esposta al cliente o futuro cliente che possa venire ad assaggiare, vedere, toccare con le mani il prodotto che magari possa interessare. Sei partito da un'idea già precostituita, cioè hai avuto altre esperienze di ristorazione oppure questa è la prima? Sappiamo che c'hai il tuo bar Passalacqua con il caffè famosissimo a Napoli. Io quando vado a Napoli mi fermo sempre a Bar Messico, perché se non mi fermo là a Piazza Garibaldi è come se non arrivassi mai a Napoli. Ecco, ed è il caffè, noi non vogliamo fare pubblicità perché nessuno ci paga per la pubblicità, però siccome è buono bisogna dare onore a quello che è buono. Merita e qui in Australia è consumato moltissimo, anche se ci sono una quantità enorme di caffè. Esatto, merita dire quello che è, un caffè che merita tanto appunto perché la famiglia Passalacqua produce questo caffè da 63 anni adesso, ed ecco. Tornando a mio fratello Raffaele, grazie a lui ha trovato questo contatto, adesso saranno 18 anni che abbiamo il caffè Passalacqua a Sydney. E il bar Passalacqua è nato a novembre 8 anni fa, quindi appena 8 anni e qualcosa fa. E quindi è un prodotto genuino, molto buono, usa caffè arabica, 100% d'arabica, costa qualche dollarino in più, però un caffè che una volta lo bevi è difficile che cambi per qualche altra cosa. Noi ci troviamo in Australia, ci troviamo a Leichhardt, nel centro della cosiddetta piccola Italia, che forse tanto piccola non è da queste parti, perché la maggior parte dei ristoranti hanno quella matrice, almeno fino adesso. Si sta cambiando anche qui, anche in Australia sta cambiando qualcosa, però per adesso è così. Fare accettare un ristorante come il tuo dalla clientela australiana, abituata, non so, alla bolognese ricca di carote e di carne, non so, a dei piatti tipo lasagna con abbondanza di formaggio eccetera, questi due assaggini, questi due arancini, questi panzarotti eccetera eccetera, come sono stati recepiti dal cliente australiano? Direi moltissimo, in modo positivo, sia l'australiano che anche l'italiano, il giovane di una certa età, italiano che secondo me erano un po' stufi o sono un po' stufi del vecchio sistema di ristorazione italiana, dove, come l'ha appena descritta tu, il piattone di lasagna, di ravioloni eccetera, hanno trovato qui un qualcosa di diverso, secondo me quello che appunto piace alla gente è la diversità,
è il ristorantino non tipico, ma una cosetta un po' diverso nel se stesso della decorazione, da quello che offre al cliente. Ti dà la possibilità di venire a berti un bicchiere di vino con due olive, magari un piccolo arancino, che poi noi diamo dei nomi diversi perché è una cucina particolare ed è molto personalizzata, cioè l'arancino noi lo chiamiamo ciliegina di riso Carnaroli con funghi porcini, che vengono tra l'altro dall'Italia, il riso viene dall'Italia, il fungo porcino e formaggio d'Alecchio, che poi è fatto in una forma tipo ciliegia con due foglietti di due spicchetti di spaghetti appoggiati sopra, che sembra proprio una ciliegina, appunto. Anche l'occhio vuole la sua parte, esatto. Nella buona cucina italiana. Servito poi con una fonduta di formaggi sciolti, ovviamente, che il cliente quando la mangia o lo versa sull'arancino oppure lo bagna in questo punto. E questo è per dare un'idea dei piattini che facciamo. Facciamo, ecco, la frittura mista, che poi è servito in un piattino piccolo di terracotta, molto piccolo. Non usiamo il calamaro, ma usiamo la seppiolina, perché come carne il calamaro in se stesso è più morbido, è più doppia, più dolce. Di nuovo, costa qualcosa in più, ma come prodotto è diverso dal calamaro ed è molto più apprezzato. Anzi, il cliente quando la mangia inizialmente pensa che forse è una patata chips, una patatina fritta, perché è un po' più doppia. Poi appena la mangia dice: wow, che buono sto calamaro! E ovviamente noi gli spieghiamo che non è il calamaro, ma è la seppia. Questa è la diversità del piatto, cioè facciamo un raviolone di ricotta di bufala con spinaci, servita con una salsa a base di crema e vin cotto con delle scaglie di parmigiano reggiano. Cioè cosette che tra l'altro non costa tanto mangiare come ho appena descritto, però secondo me è più salutare, ti dà tanta scelta, perché un cliente può, o una persona può mangiare 3, 4, 5 cosette, spende quasi... già cambiato diverse volte negli ultimi 6-7 mesi. Menù su carta paglia. Menù su carta paglia. Rigorosamente dall'Italia. Esatto. La carta paglia viene usata anche come sottopiatto, invece della tovaglia normale. Quindi carta paglia, questo è il menù tipico. Forse non si vede, ma c'è il pino caratteristico e la veduta del Golfo di Napoli col Vesuvio in sottofondo praticamente. Questo è il menù. E quindi il menù ovviamente contiene poi degli speciali che cambiano giornaliere, però il menù è la base. Poi c'è quello dei vini. E qui c'è la carta dei vini e la carta dei cocktails. La prima pagina parte con una varietà di cocktails, poi ha dei vini bianchi e poi c'è una pagina di vini rossi. Qui tranne che 4 vini e 2 champagne francesi, sono tutti italiani. Il nostro menù al 92% è tutto italiano. Abbiamo vini quasi da tutta l'Italia, dalla regione Campania, dall'Emilia Romagna, dal Veneto, dalla Toscana, dalla Sicilia, dall'Umbria. Un mistuglio di tutti i vini italiani. Adesso sta arrivando qualche altra cosa. Adesso vediamo sta arrivando un po'.
è arrivato, è arrivato. La fritturina, questo portalo per piacere, Francesco. È arrivata la fritturina di pesce. Cioè qui abbiamo un mistuglio di seppioline con gamberi e polipetto. Fritti. E poi lì la capasanta. La capasanta è questa cosa. La capasanta è, che poi diciamo è la Tasmanian scallops qui, con una fettina di pancetta stesa, arrotolata, finita la piastra, con una cremetta di piselli e con delle gocce di vin santo. E abbiamo una specialità tipica napoletana. E qui è, qui è il massimo. Qui è il massimo. Cadenim, una salsiccia di maiale con la classica verdura napoletana o friariello. Ma un friariello fatto locale, coltivato in loco? No, no. Purtroppo non si può mai ottenere tranne che se sei fortunato di prenderlo dal retro di qualche giardino, di qualche napoletano, paesano napoletano, eccetera. È riuscito a portare i semi e ha rischiato pure la galera, esatto. Perché i semi non si possono. Ovviamente noi fortunatamente lavoriamo abbastanza che ce ne servirebbero molti e questo lo importiamo direttamente da Napoli. Questo friariello viene importato da Napoli nei barattoli di metallo, nella scatola, da un chilo, che è già diciamo semi preparato e noi lo dobbiamo soltanto scolare e poi saltarlo in padella con un po' d'aglio, olio e peperoncino e lo serviamo. Una domanda ti volevo fare, essendo anche importatore, queste specialità te le riservi per il tuo ristorante o li porti anche in altri ristoranti? Li ridiamo a qualche ristorante tipico specializzato, sinceramente oggi proprio mi trovavo da un nostro cliente che sono andato a trovare per una visita e per un caffè, La Capannina, un ristorante tipico napoletano, anche lui, Lino e la moglie. Dove si trova? Si trova a Milsons Point, sotto l'entrata sotto il ponte di Sydney, all'entrata della Luna Park. E la moglie quando mi ha visto mi ha detto, ma no, quelli friarielli, loro sono di Capri, quindi napoletani. Chi di friarielli, a pensare che in Australia mi fate mangiare i friarielli? Mi ha abbracciato, era così contenta, perché è un tipico piatto nostro tipico napoletano. E quelli ovviamente apprezzano queste cose ed è il cliente che compra da noi questi prodotti. Quindi noi con questa specialità, salsicce e friarielli, ci congediamo da Enzuccio, in arte Enzuccio, ma il nome è Enzo Angrisano, con il suo ristorante Vinoteca a Marion Street. Il numero qual è? 134 Marion Street. A Leichardt, diciamo la piccola Italia del New South Wales, di Sydney. Grazie Enzuccio. Grazie a te Paolo. Ed è arrivata la famosa pagnottella, ovvero il mini casatiello che viene servito come pane. Esatto. Cioè tu prima dicevi la servivi intera, così praticamente. Inizialmente. Adesso abbiamo invece deciso di tagliarla e servirla, vuoi ti faccio vedere come la serviamo? Sì. Allora, perché è uno stile di cucina a livello spizzicheria, tapas, allora noi la mettiamo adesso sul tagliere così e quando arriva al tavolo il cliente sono in 3-4 possono. Hanno la loro porzione. Hanno la loro porzione. Perché questo non è il pane, questo è uno sfizio di pane. Questo è uno sfizio. E come dicevo prima, il famoso casatiello però ovviamente è proprio caldo, proprio sì. Il casatiello. Viene servito caldo così, con dentro ha un mistuglio di salumi. Generosamente sugna. Ecco, perché è così buono? Perché è fatto appunto con la sugna. Noi abbiamo sul menù il maialetto alle mele, che è la pancia del maiale. Non è la porchetta. Non è la porchetta, la pancia di maiale. Cotto due volte, poi servito con la salsa di mele e vino rosso. La quale quando questo maiale viene cotto al forno, ovviamente i grassi del maiale vengono poi scolati come si fa la famosa sugna, anzogna, ricinanna. E quindi dall'anzogna poi si conserva questo olio che diventa quando si raffredda
una crema, anzi, e quella va a finire poi nella pagnotella e nel crissino che noi abbiamo mangiato poco fa. Io prima ho assaggiato il formaggio con il miele, intinto nel miele, ma ti sei inventato anche tu questa cosa? O è... Diciamo di sì, non è che voglio avere adesso tutta la gloria io, perché ho anche dei ragazzi molto bravi in cucina. Inizialmente quando abbiamo definito il menù c'è stata tanta espressione mia, perché io ero in cucina, quindi c'era tanta espressione mia e con l'aiuto dei bravi ragazzi in cucina abbiamo fatto queste belle cosette. Quindi il miele deve essere formaggio abbastanza piccante, diciamo un gorgonzola, quello che ho assaggiato io. Sì, taleggio, gorgonzola, un bel pecorino tipo sardo oppure romano. E poi un miele organico di buona qualità. Un miele di buona qualità. Quello che noi compriamo è un miele black butt australiano, che è organico. Ovviamente. Qui c'è un ottimo miele, ovviamente. Sì, contiene un minimo di zucchero, pochissimo glucosio e quindi più naturale possibile. Non è un miele al 100% tipo un manuka, ma è molto buono per quello che è. Dai rumori di sottofondo avrete sentito il traffico, cioè noi ci troviamo sulla verandina del ristorante. Il ristorante quanti tavoli è? Sono? Ma in tutto abbiamo tre sezioni, qui la veranda dove stiamo sopra, la sala interna che noi chiamiamo sala da pranzo, abbiamo poi giù il bar. Per un totale di quanti posti a sedere? Un centinaio di posti, centinaio. Perché abbiamo anche il giardino giù, che e stiamo al, sì, fresco, il giardino al fresco. Fresco. E noi abbiamo qua la Marion Street, che interseca la North Street, sarebbe la strada classica di Leichhardt, North Street, si fanno festival eccetera, a North Street c'è la radio italiana Rete Italia, c'è la Fiamma, il giornale italiano in Australia. E questa è la Marion Street, dove alcuni ristoranti si sono stabiliti qui da parecchio tempo. Sì. Perché la Norton era diventata troppo, come dicono qua, busy, troppo piena. Incasinata. Un po' troppo incasinata, diciamo in termini giusti. Bene, noi ci concediamo per il momento con una pausa. Con la bagnottella di zia Maria, veramente. La bagnottella di, allora, zia Maria, dove c'è una zia che si chiama Maria. Ecco, perché? Perché abbonata di zia Maria, che fortunatamente facciamo, non c'è più con noi. Quando lei venne a trovare la sorella di mia mamma, venne a trovare a Sydney, ci venne a visitare 4 anni fa, quando era ancora in vita, era il periodo di Pasqua, e lei fece queste bagnottelle dicendomi: insomma, noi a Napoli, perché ho casa dirlo, non lo facciamo più. Io adesso da anni che faccio le bagnottelle, lo stesso impasto, però a forma di bagnottelle. Così ognuno se ne mangia uno, due, tre, come vuole. E non c'è sfriddo. E non c'è sfriddo. E allora questa idea mi è piaciuta così tanto e come abbiamo aperto questo posticino, sul menù c'è scritto proprio bagnottella di zia Maria. Ci approvinguiamo ad assaggiare l'arancino, che secondo ovviamente il nostro Enzo, in arte Enzuccio, anche questo è qualcosa di diverso che si può trovare qui alla vinoteca. Cioè, io lo inquadro quello aperto. Dentro c'è il riso, funghi. Funghi porcini, rigorosamente importati anche quelli. Esattamente, sono congelati dall'Italia. E vedo una crosticina un po' diversa dai soliti arancini siciliani o siculi che si voglia. C'è un po' più croccante. Ecco. Perché la crosticina è... Dicevi la crosticina è? È di un pane... pan grattato giapponese. Giapponese? Un pan grattato giapponese. No, mio paese, guarda, tutto avevo sentito tranne il pane grattato giapponese. Al quale di spessore più doppio, ed è un cereale, cioè è molto più giallo di colore, non è pane secco, quello delle famose, dei famosi filoni, delle famose pagnottelle, è proprio fatto apposta, viene riciclato questo cereale e diventa quasi, diciamo, come un cornflakes, però di misura piccolina, al quale noi lo giriamo ovviamente con l'uovo battuto 2 volte in questo pan grattato giapponese, e quindi una volta seccato si indurisce un po' di più, poi viene fritto nell'olio bollente e ti dà quella crosta un po' croccante e più doppia del normale. Noi possiamo chiamarla quasi una nouvelle cuisine francese, napoletana. Esatto. Diciamo, per quando il siciliano fa un buon arancino, per amore di Dio, noi glielo togliamo, però non
noi napoletani abbiamo fatto una vedo ciliegina. i salumi sono tutti rigorosamente importati e zuccio? No, purtroppo il salame in Australia non può essere importato. Il prosciutto sì, però. Il prosciutto sì, questo qui è di Parma, di una ditta di Parma, si chiama Italfine il prosciutto, mentre che i salumi no, i salumi vengono dal Western Australia, da una ditta famiglia italiana di origine calabrese, Princi, al quale noi siamo i distributori di questo prodotto ormai da 15-16 anni a Sydney. Ed è un buon salame. È un prodotto senza glutine, senza coloranti, senza MSG, senza tutte le cose che tu puoi trovare nei salumi di poco valore o di meno valore. Questo di solito, come dicevo io prima e lo dico sempre ai nostri clienti, costa quel dollarino in più, però è quello che è. Questo che noi vediamo al nostro tavolo, questi assaggini che tu hai proposto, no? Lo dice uno che pesa 115 kg da una buona forchetta e io sono già quasi sazio, cioè tu proponi la stessa quantità anche per i clienti, dopo non mangiano più il primo, non toccano, oppure sono mangio, meglio, allora io non sono più una buona forchetta. Ecco. No, lo mangiano perché, o lo mangia la persona, perché sono cose che quando sei in compagnia, quando sei 3, 4, 5, 10 persone tavolate, loro ovviamente non mangiano così velocemente come stiamo facendo noi, si danno il tempo e spizzicano, chiacchierano, ridono il bicchiere di vino e mangiano. E nello spazio di un paio d'ore mangiano perlomeno 2-3 volte quello che abbiamo mangiato noi adesso, fino adesso. Mi stai facendo felice, Duccio, ecco. Mi sento un po' una persona normale oggi, non uno che si abbomba sempre. Cercherò di far ascoltare e vedere questa intervista a mia moglie, così si convince che non sono, come dice lei, a casa fai la dieta e fuori sei un maiale.